Una doppia boccata d'ossigeno, quella presa dalla Rossi nelle ultime giornate del campionato di eccellenza. Falchetti che avevano saputo trarre il massimo giovamento dalle ultime tre partite in cui avevano incamerato un bottino di 7 punti e che si affacciavano dunque alla sfida contro l'Argentana, avanti di 3 lunghezze rispetto ai rivali ferraresi che ci provano al sesto con questa conclusione di Pagani, facilmente preda però di Casadio dalla parte opposta al nono. Con Sebastiani, la palla che sbatte sulla traversa e non sarà l'unica per il Rossi, davvero sfortunato nel primo tempo, ci prova ancora con questa conclusione effettuata da Ricci Frabattista, ma dalla parte opposta al 40° minuto la conclusione è per l'Argentana, ci prova con questa battuta Folegatti, niente da fare per lui. Andiamo al 42°, l'occasione colossale che si crea per il Rossi e la traversa nuova centrata da Casto sugli sviluppi di questa di questo calcio di punizione, ma la fiera dei legni non è finita qua perché siamo alla 45° e c'è il palo di Gallamini. Insomma, il Rossi è sfortunatissimo nella prima frazione di gioco e pagherà tutte queste azioni sprecate nella ripresa, dove l'Argentana si presenta più lucida. Bage va vicino al gol alla 47° minuto, poi la punizione, c'è pronto Folegatti alla battuta, la deviazione della barriera ed è un'autorete che condanna il Rossi alla prima capitolazione al 50°. Come detto, spostiamoci al 64° minuto, c'è un brutto intervento, quello di Gualandi che stende letteralmente un giocatore durante un diverbio, arriva il rosso diretto, inevitabile per lui. Intanto il Rossi che continua la sua azione pur se ridotto in inferiorità numerica, ma come vediamo la partita si è molto innervosita, c'è un giocatore a terra dell'Argentana, proteste in questo caso da parte dei ferraresi, ci prova su punizioni il Rossi all'81° con Ricci Frabattista, grande risposta quella di Piovaccari. Spostiamoci all'82° e l'esecuzione splendida quella di Senese dalla lunghissima distanza, è il gol che chiude la partita, quella che come abbiamo visto si chiude ancora con un'altra punizione di Folegatti respinta dal portiere del Rossi, Rossi che però vuole ancora il punto della speranza, niente da fare al 4° minuto di recupero su questa possibilità e poi alla fine è lo stesso Senese a fallire il punto del 3-0, insomma un match assolutamente a 2 volti. Nel primo tempo il Rossi ha sfiorato tante volte il gol senza trovarlo, lo ha trovato 2 volte l'Argentana per violare il campo appunto del Rossi sulla 2-0.